An Italian Garage è una serie web di mini documentari sui grandi marchi dell'automobilismo italiano. La prima stagione racconterà la storia del Liso Rivolta, un marchio grandioso e sfortunato dimenticato, ma che durante gli anni 60 e 70 ha prodotto alcune delle GT e autosportive più belle di sempre. La passione per le auto ce l'avevamo, ma ho sempre considerato. Abbiamo incontrato l'Iso Rivolta in un momento in cui non c'erano ancora informazioni su Wikipedia, nel web, né in giro nei vari siti. L'auto. La storia è emersa in questi anni. Abbiamo avuto un contatto della famiglia Bonomelli, che ha una collezione di Iso Rivolta e che ha prodotto l'unica Iso 90 esistente, che ci ha introdotto la storia del marchio Iso Rivolta. Dopo la famiglia Bonomelli abbiamo scoperto la famiglia Negri, che gestisce un'autofficina specializzata a Clusone, e grazie a loro siamo entrati in contatto con tutti gli altri collezionisti del marchio, che sono una famiglia molto compatta, in cui ognuno si conosce e ognuno si supporta, perché i modelli sono pochi e sono rari, perché i ricambi sono costosi e quindi è necessario avere una comunità coesa per mantenere viva questa passione. La realizzazione della prima stagione è durata un anno e mezzo, ma l'ideazione del progetto parte da un anno prima. Abbiamo affrontato 14 giorni di riprese in 10 location diverse, registrando 15 interviste e realizzando 8 camera car. Iso Rivolta è fallita nel 74. Dal fallimento però alcuni appassionati, alcuni collezionisti sono riusciti a conservare non solo le automobili, ma anche tutta la documentazione, nell'attesa che qualcuno si interessasse al marchio. Ok. E questo è l'archivio dei documenti inerenti tutta la produzione Iso. Spaziamo dai depliant originali ai giornali dell'epoca, con le pubblicità. Riparti da quell'articolo chiuso. Infatti si vede poi. Non importa. Vai, vai pure. Interessantissima questa Gazzetta dello Sport del febbraio 54. Parlava della Juve, dell'Inter, della Fiorentina, però in fondo c'è una mega pubblicità di Zeta. Fai di nuovo con un gesto con le mani che hai lasciato il foglio, tipo. Esatto. Mi spostare il poi il momento di prima. Ti facciamo accendere i due faretti che hai acceso prima. Poi nello stanzino qua dietro spostiamo la moto. Seconda cosa, sopra questo tavolo di là, tiri fuori di nuovo. Ah, ma allora lo mettiamo di là. Dove era entrata? Sì, sopra il tappeto. Tiriamo fuori i documenti e ti riprendiamo mentre fai, tiri fuori il piccolo e spieghi un attimo cos'è. Lo facciamo più volte,
con la steady in angoli diversi, quindi tu dovrai dire più o meno la stessa cosa, lo facciamo fare 4-5 volte e non ci spostiamo. Fatto questo, facciamo la, il crank. Ma prova dove? Quindi bisogna accelerare. C'è tanta roba. Allora io microfono lui. Esatto. Ok. Camminata Roberto, check 1. Conosciamo bene i tipi di video di auto storiche che ci sono su YouTube e in generale nel web. Noi ne guardiamo tanti di questi video, ci piacciono, ma alle volte sono troppo concentrati sull'auto, non spiegano il contesto e non raccontano nulla dei loro collezionisti. Abbiamo voluto migliorare la qualità nel racconto delle storie, creando un'unica serie dove tutti gli episodi sono collegati, sia a livello di immagine che di suono. Il rossetto? Fai finta che sia uno sforzo incredibile, quindi anche col... Sì. Vai. E guarda che è successo. Bello, cioè ralletti. Arrabbiati. Bel colpo. Vai. Fermo. Fra un po' vanno via le nuvole. Sì, infatti. E mi fa vedere la nuvola? C'è un tappeto, c'è un tappeto. Sì, perché potrebbe distruggere. Sì, anche quelli, credo. Mi chiamo Federico Bonomelli. Quest'anno compio i 60 anni. Andrebbe bene. Abbiamo anche voluto utilizzare una squadra di dronisti che ci ha accompagnato per 3 giornate in giro per l'Italia in modo da realizzare riprese più dinamiche che rendano anche omaggio alle location che abbiamo scelto. Va bene. No, era un carrello, ma si muove un pochettino, quindi va bene. Noi? Sì. Sì, no, perché no. Ci muoviamo, se si tratta. E torna indietro, lo rifacciamo qua. Vi alzate voi fisicamente, lei sparisce sotto. Okay. E poi sì, esatto, punta un po' a sinistra. È andata già bene la prima. Sì, anche perché non la rifaremo, quindi deve essere andata bene. Con la scelta delle location abbiamo cercato di valorizzare sia le riprese delle auto, sia le località che ci ospitavano. Abbiamo viaggiato in tutto il nord Italia, da Milano a Modena, Clusone e Bresso, passando dal lago di Como e di Iseo, fino al Friuli, per tornare poi in Lombardia lungo il passo della Bresolana. Non solo ci siamo spostati noi, ma Adam Bolks è venuto in Friuli dall'Ungheria per mostrare il suo esemplare di isogrifo. Questa è dimostrazione di quanto sia importante questo progetto non solo per noi, ma anche per il mondo dei collezionisti ISO. Arrivo guest 2, check 2. Ok. Hi, how are you? Fine, thank you very much. Controcampo. Ok,
Hello. How are you? And you? I'm fine, thanks a lot. Hello. No, stay where you are when you put the rack. Okay. You walk slowly around the car, talking and looking at the car. Okay. Per le riprese abbiamo scelto la Sony FS7, che è una cinepresa che deriva dal cinema, ma impacchettata per il documentario. Fa un file 4K compresso, ma senza perdita di qualità. Utilizza il log per avere un'immagine a grande latitudine e cinematografica. Ed ha l'ISO bloccata 2000. Ottimo per i documentari, perché non sempre si ha la possibilità di mettere luci o modificare il set in cui si sta girando. Ok, stop. Va bene, la rifacciamo ancora una volta. In più la telecamera realizza uno slow motion a 180 frame al secondo, che noi abbiamo sfruttato in alcune riprese tra le più spettacolari della serie. Vai Palmo. Più scintille. Allora Palmo, vada. Ok, adesso alza dritto. Passo. Questo va anche in macchina tua? Yeah, super grandangolo. Metti a fuoco, lo vediamo, da vicino all'occhio. Fermo. È come avere portarsi davanti a sé una porta. Il nostro kit luci comprende tutte le luci della Lupo, che è un'azienda italiana con sede a Torino. Il nostro kit è composto da 4 Lupo Light, un Lupo Lux 650, un Lupo Light 800 e un Lupo LED 1120 Dual Color. La Dual Color è molto comoda in quanto provvista di una propria batteria, quindi non necessita di utilizzo di cavi e si può posizionare in qualunque posto, anche se scomodo. Sì. Parte da qua in fondo. Guarda che carino. Non lo so. Basta. Guarda che non guardi noi. Perché non caschi la ruota. Ok, parcheggiata sotto l'altra come al solito. Vai Roberto. E lo facciamo? Sì, va bene. Hai pesce? Come va? Garage, take 5. Azione.
aumentate le ruote quadrate. Più facile di quanto? Sì, è vero. Vieni, sbattere. Fa un bel movimento ampio, cioè tipo così e poi giù il segnale. Così? Esatto. Poi tiri giù il braccio e rimani esatto, giù del tutto. Ok. Facciamo? Vai. Basta. Bene. Io Gin puro. Intervista Roberto Bonomelli, Ciak 1. Per quanto riguarda le interviste, abbiamo utilizzato un setup molto semplice. Aspetta. Con due camere. Mi chiamo Roberto Bonomelli, vivo a Dolzago. La prima camera montava un 85 mm, la seconda camera invece montava un 35 mm, serviva a contestualizzare il personaggio all'interno del suo ambiente. Si ferma magari perché non gli arriva bene benzina, perché si è scaldato, evapora la benzina del carburatore, quindi deve aspettare, eccetera, eccetera. Però è semplice, quindi sistemarla è un giochino. Mi raccomando, mettere in evidenza il profilo greco perché... E mi ero interessato per fargli comprare questa figlia. Durante l'intervista con Roberto Negri abbiamo scelto di utilizzare una terza camera dedicata al suo primissimo piano e ai dettagli più stretti del viso e delle mani. Per realizzare queste riprese abbiamo utilizzato un 7200 Canon F2.8 stabilizzato con l'aggiunta di un moltiplicatore. Che ormai erano privi di assistenza nel momento in cui la Isa aveva chiuso i battenti. Essendo l'intervista di Roberto molto intima, ci è sembrata una giusta scelta stilistica. Tutti i nostri supporti, cavalletti, stativi e teste fotografiche, sono della Manfrotto e della Gizzo, che sono due ditte del nord Italia a cui ci affidiamo da anni per la qualità dei loro prodotti. Io te la sta stampando. Quanto tempo rimango lì? È un 4-5 secondi e mi mando fuori. Poi le dico stop e ritorniamo dentro. Posso andare a cambiare la schiena? Com'è la scheda di là? Tanto no? Noi abbiamo voluto dare molta importanza al suono, che spesso è trascurato dai videomaker. Le automobili sono state microfonate durante le riprese, quindi c'era la necessità di nascondere i microfoni, cercando il giusto compromesso tra il microfono nascosto e il punto ideale dove catturare il suono più d'impatto del motore della macchina. In post-produzione l'audio è stato montato sfruttando tutte le caratteristiche del suono registrato durante le riprese in modo da ottenere un effetto più realistico possibile, nonostante tutto il suono sia in realtà ricreato in post-produzione. Questa curva stretta, Federico.
si vede Sibo nei metri. Abbiamo messaggiato di volere in fondo coda a fermare un po' di macchine. No, va bene così. Ancora Federico, accelera. Va bene. Sì, questa è a posto. Dove sono? Ah, è andato a assistere. Ok. Sapete che l'avevano fatta la ruota? Hai paura che si stacchi? No, non si staccherà mai. Mettilo qua, questo paio aiuta a stare la stabilità. Se lo attacchi qua, se vibra, mi vibra anche la camera. Massiccio. Cattivissimo? Più cattivo, più iso. Metti lo spermone. Hai visto che un po' di... Per realizzare questo progetto abbiamo voluto dotarci di attrezzatura professionale per realizzare camera car più sicuri e a velocità più elevate, in modo da esaltare le doti dinamiche delle auto. Corriamo! Accelerare come un bastardo. Andiamo veloci. Quando abbiamo comprato il nostro rig c'era solo l'opzione della Digital Juice, un rig che si chiama Spider Pod, che usiamo ancora, che è un sistema con dei bracci modellabili a diverse misure che permette in maniera molto rapida di spostare la posizione della telecamera sulle automobili. La comodità della nostra Sony FS7 è quella di avere un modulo Wi-Fi che comunica con il cellulare e questo ti permette di mettere rec e stop e fare altre piccole regolazioni durante le riprese senza scendere dall'auto. Fate le curve larghe se potete. Ho appena fatto un numero. Al rig del camera car si può aggiungere una testa remotata, come per esempio le Ronin della DJI, in modo da ottenere delle immagini più dinamiche in movimento. Jack 2 dal 23 in poi. Parti perché noi... No, io mi provo degli altri pigoli che ci sono in giro, che lo vedi, suonano un attimo piano. Ma infatti però finora... Anche la tua! Ancora? No. Veramente? No. Vi diamo noi le direttive in caso, per ora andiamo a Milano, via. Facciamo anche con noi indietro. Arriva una macchina proprio adesso. Ci sono tre vecchi inguardabili. Che prende da quel video migliore là. Non mi esce bene neanche l'italiano adesso. No, secondo me. Il ricco è quella. Tra l'altro questo già è scordato. Andiamo avanti su sta strada, segui la curva anche dopo. In realtà si è adattato le due, perché uno fa il tempo nel tunnel per entrare in roba. Così. Che odore di cipolla terribile, no? Ma non sono così. Dietro, ancora vai. Sì, così, ecco lì. Now look at me.
Look to the light. Perfect. 3, 2, 1. Sono un po' bassi, forse. Per ogni personaggio che siamo andati a intervistare abbiamo realizzato anche un piccolo servizio fotografico che comprendeva principalmente una foto del personaggio all'interno di uno spazio a lui familiare. La mano sinistra, prova a cambiare. Così, fermo lì. Una fotografia dell'automobile da sola e un ritratto più stretto, più intimo del soggetto. Ecco così, fermo. Sia per le riprese video che per le fotografie abbiamo utilizzato un kit ottiche Canon serie L. Fermo. Guardando la mia mano. Il poster del progetto The ISO Rivolta Chronicles è stato realizzato da Elisa Vendramin, illustratrice di Pordenone, con uno stile molto riconoscibile. Il design del logo di An Italian Garage è stato ideato da Christian Babuin, che si occupa di tutte le grafiche del progetto, mentre la versione 3D del logo è stata sviluppata da Michele Daneluzzo per Nixo Studio. Lo studio Loudlab di Sacile, invece, si è occupato della stampa 3D, poi il logo è stato cromato e colorato successivamente. È affondato ancora. Vediamo. È sicuramente uno di Pordenone. Comunque, sì, poi devi scurire dentro. Il discorso, sì. Schiarisci questo, schiarisci fuori. I puntini. Schiarisci dentro. Cioè, schiarisci. Maurice è l'incipit di ogni cosa, perché lui ti lancia una cosa, ti dice all'inizio, poi non approfondisce nulla. E poi macchiato. Ma che sei arrivato, sì, da due settimane fa. È partito il tocco, dai! Vi ringrazio. Con lì sono i due momenti dove cresce, dopo c'è il tema, dopo c'è la chitarra che parte da una dinamica piano per arrivare un po' di più alla fine, no? Un giretto di blues. Quindi, boh, una struttura normale, però più ambient. Ok. Ma non si chiude questa? Sostanzialmente l'idea è fare un canale dietro, no? Mettiamo il logo e partiamo da vicino a fuori fuoco, poi facciamo andare dietro veloce, a fuoco, rallentiamo, poi pian pianino andiamo indietro, lasciamo andare fuori fuoco. Figo cazzo. Tutte le musiche sono originali, ci siamo ispirati alle decadi in cui queste automobili sono state prodotte, quindi un po' agli anni 60, agli anni 70 soprattutto. Strumentali della colonna sonora sono stati composti da Stefano Salmaso e Roberto Dazzan e le registrazioni sono state fatte durante 3 giornate all'Atra Acoustic Studio di Pordenone dal gruppo Vise and the Coconuts. La musica dell'ultimo episodio invece è stata composta da Alessandro Parisi con uno stile diverso dal resto della colonna sonora, mentre tutti gli altri brani di sottofondo delle varie puntate sono state composte da me. Io la sento. Thank you.
rimetto a far foto. Per tutti noi questa è stata un'incredibile opportunità per conoscere un sacco di persone in tutta Italia, di entrare a far parte della comunità ISO Rivolta, una comunità fantastica e disponibile che ci ha aiutato permettendoci di realizzare immagini ben oltre le nostre aspettative. Vai Roberto! The ISO Rivolta Chronicles ci ha permesso di conoscere una comunità di persone che ci ha veramente sostenuto e supportato in questo progetto. Speriamo che anche il pubblico apprezzi il risultato e che grazie a The ISO Rivolta Chronicles anche l'ISO Rivolta venga riconosciuto tra i grandi marchi dell'automobilismo italiano. E non vediamo l'ora di metterci a lavorare alla prossima stagione di An Italian Garage.